check it out now. I want
Let them know that one time. And leave the world behind. Ya me olvidé de tus besos, tus ojos, tu cuerpo, carita de ángel. Ya me olvidé, Rodríguez. Dejé atrás todo el mal que me has hecho. Ander y Rosy. No voy a llorarte, no voy a llorar. Dale, Martín. ¿Ok? No me nada que decir, todo está claro. Nacimos para esto. Algo más para ti, solo un juego. Me dejaste, me engañaste. No te pienses que voy a llorarte. Ajá. Ahora voy a empezar de cero, disfrutando de tal soltura. Quiero estar en mi cama, pero se apagó la llama. De abrazarte no tengo ganas. Ahora por ti no siento nada. Quiero estar en mi cama, pero se apagó la llama. De abrazarte no tengo ganas. Tú lo sabes. Ya me olvidé. Quinta giornata della seconda edizione del torneo Carpe Diem e siamo qui con i migliori in campo della partita di oggi, Manuel Cantalera e il presidente della squadra BetPro, Gaetano Lupo. Partiamo con Manuel. Manuel, oggi una partita vinta per 24-1, una partita un po' strana, insomma, da parte vostra avete giocato, non vi siete fermati, 9 gol da parte tua che comunque si aggiungono al bottino personale di 13 gol totali. Diciamo, non parliamo della partita di oggi, potrebbe essere un tuo obiettivo quello del capocannoniere, comunque dopo questa partita hai guadagnato tanti gol. Sì, vabbè, comunque principalmente ci interessa il miglior attacco, in modo così se ci sono scontri diretti siamo con il gol avanti. Poi il capocannoniere ce lottiamo, sia io che Bruno, infatti siamo un po' messi le tutte e due. Per il fatto del risultato non ci faccio neanche caso, perché sinceramente vincere 2-0, vincere 24-1 non mi cambia niente. Però quanto alla differenza, per questo non ci siamo fermati, no, per umiliare lui questo l'avversario. Nelle prossime gare sarà importante vincere, visto che questo è un campionato di sola andata, quindi ogni partita è importante. Cosa bisogna la tua squadra nelle prossime gare per insomma, cercare di raggiungere la qualificazione alla seconda fase? Mantenere questa mentalità, perché come mentalità ci siamo, non c'è nervosismo, siamo sempre tranquilli e giochiamo. Cosa preferisci? Il presidente come la pensa di questa cosa? Come la vedi la squadra? Lasciamo stare la partita di oggi? Lasciando stare, infatti, la partita di oggi ho visto che ci sono un po' di cali di concentrazione, solo su questo dobbiamo un po' sistemarci, poi del resto non mi posso lamentare, siamo solo 9 ragazzi che danno il massimo e stanno tutti a giocare a pallone, quindi mi diverto a vedere, sono tranquillo, non c'è niente da
Solo questo, solo un po' di cali di concentrazione e basta, tutto questo. Secondo lei c'è la vostra squadra ha un reparto dove magari è più forte rispetto agli altri? Noi abbiamo reparti. I quattro che ho davanti non li cambio con nessuno, sinceramente, con nessun'altra squadra. Quindi diciamo che l'attacco potrebbe essere il vostro punto forte. Sì, sì, secondo me sì. Poi si conoscono da sempre, giocano insieme da sempre, quindi giocano con gli occhi chiusi, infatti se voi vedete i video si vedono gli scambi tutti di prima, si gioca solamente di un po'. Oggi, con piccola curiosità, oggi ha conservato il portierone Roberto Cacisi perché sapeva che l'avversario sinceramente no, non l'abbiamo conservato. Il nostro portierone, il portiere che abbiamo avuto oggi, quando c'è è lui, il nostro portiere, lui è il figlio di Roberto Cacisi e sta prendendo l'eredità del padre quando era a giocare sempre a San Giorgio, qua nei nostri campionati. Ormai il padre è vecchietto. Va bene, allora facciamo un'ultima domanda sia a Manuel che al presidente. A chi dedichi la prestazione di questa sera? Tu come migliore in campo, lei, visto che è l'andamento insomma, della squadra, a chi dedichi la prestazione di questa sera? A lui. Tu lo dedichi al presidente, certo. Il presidente lo dedica alla squadra, quindi perfetto. Doppia dedica. No, sempre questo è solo grazie al presidente. Vabbè, grazie noi al presidente, scusate, il presidente sì. Anche se non è inquadrato, vai, è sempre Fabio, è sempre Fabio il presidente, vai, io sono vai. Sempre presidente onorario e mi occupo di tutto quello che c'è da sistemare, il presidente è sempre Fabio, io diciamo come presidente onorario. Va bene, quindi ringraziamo Manuel e Gaetano per la disponibilità, li rimandiamo alla prossima. Bravo.